Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. Fiori d'arancio nel mondo dello spettacolo. La comicità e la musica hanno fatto incontrare ed innamorare Gianluca Scintilla, e un mitico nome legato ad Amici di Maria De Filippi, la cantautrice e paroliera Federica Camba. A fare la proposta di matrimonio è stato il comico, e che proposta, lei così non poteva dirgli di no. Credeva che avrebbe trascorso una classica serata tra amici, al cinema, in compagnia del compagno, ma non sapeva che in programma c'era tutt'altro. Federica Camba ha raccontato sui social della proposta di Gianluca Scintilla, emozionando tutti. Ora il volto di Amici di Maria De Filippi e l'attore si sono detti quel sì. Si sono sposati. Nuova coppia nel mondo della televisione. Tu vai al cinema a vedere un cortometraggio in cui è presente il tuo fidanzato, inviti gli amici per la bella occasione, da metà della proiezione una voce fuori campo dice: è ora della proposta di matrimonio. Mai mi sarei immaginata una cosa del genere e, mai, avrei pensato che avrei amato così tanto. Per questo ho detto sì e poi me lo sono baciato, aveva detto Federica Camba settimane fa. Un gesto unico, da parte di Gianluca Frubelli, meglio noto in televisione come Scintilla. Era il momento di consolidare il loro rapporto. Adesso, quella promessa è diventata realtà, dopo anni di amore insieme. Lei è autrice di alcuni dei brani più amati nella storia della scuola di Amici di Maria De Filippi. Immobile, Stupida di Alessandra Amoroso? Sono sue creazioni come tante altre. Ieri ha sposato il compagno. Ci siamo sposati. Più io di te. Più tu di me. Va bene allora, più tu di me. Insomma di più, di più, di più. Ancora e ancora. Diciamo per sempre, ha annunciato romanticamente online con tanto di foto. Magnifici, questo sì che è amore, auguri, i fan. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.